il duca entra in scena agitatissimo e racconta come un presagio interno lo avesse ricondotto alla casa della giovane borghese e avesse trovato la porta spalancata e le stanze vuote. E dove ora sarà lei, così pura da spingere la virtù? Ma i cortigiani interrompono i suoi pensieri, raccontandogli di aver rapito l'amante di Rigoletto. Il duca capisce che stanno parlando della sua diletta. La gioia è incontenibile. Corre da lei a rivelarne la sua vera identità. Thank you.
Oh!
Oh,
Interroga la figlia sui suoi sentimenti nei confronti del duca. Lei si confessa ancora innamorata. Il padre le chiede di attendere e osservare il comportamento del duca, che corteggia la bella Maddalena, sorella del sicario sparafucile. Avrà così la prova dell'incostanza del suo sposinante. Leggio ad roviso, il bianco in viso.
ti vuoi. Un detto sole, tu puoi, le mie bene consolare, degli esempi del mio cuore, il frequente al vito. Maddalena confessa al fratello di essere innamorata del giovane. Sparafucile, avendo promesso a Rigoletto di uccidere quell'uomo, tiene solo alla parola e al denaro. C'è una sola soluzione per evitare quell'omicidio: una sostituzione di persona. Se entro la mezzanotte qualcuno busserà alla porta dell'osteria, morirà al posto del predestinato. Ma la tempesta è troppo forte. Gli risponde la sorella: nessuno passerà di lì. Gilda è decisa a sacrificarsi per salvare l'amato.
nonostante averne visto il tradimento. Gilda è convinta, va alla porta bussando forte. La ragazza dice di essere un mendicante che chiede asilo per la notte. Fuori si scatena la tempesta, dentro l'inferno in cui piomba Gilda. Rigoletto si avvicina alla locanda, pensando di aver trionfato sull'odiato duca. Ma la beffa è più atroce dell'immaginabile. Al posto del duca troverà il corpo morente della sua amata Gilda. Uccider quel gatto che diavol dicesti, o il
Grazie.
Lorenzo Rossi. Davide Vergine.